Buonasera bentrovati ad un nuovo appuntamento con Driver TV, programma interamente dedicato al mondo dei motori, al mondo delle corse, ideato, creato e condotto insieme a me, come sempre, da Grande Pacca, dall'abbronzatissimo Grande Pacca, <ride> Buonasera sera. a tutti, buonasera a Corrado. Buonasera a Primo Sole. Primo Sole, eh, eh. Sono, sono uscito in bicicletta, per cui l'ho preso okay. per forza. Ti stai preparando, non diciamo niente, però ti stai preparando no. alla stagione che sta per arrivare. Sto, sto facendo fisioterapia per la oh. schiena, ah, okay. in bicicletta. In bicicletta, quindi il sole arriva dalle per pedalate forza, di questi esatto, ultimi esatto, giorni. Esatto, esatto. Molto bene. Bene, questa sera, visto che appunto è arrivato il bel tempo, lo vediamo anche da, dal viso del, del nostro Pacca. Passiamo dalla neve della scorsa settimana, esatto. torniamo a parlare del nostro Amatorelli e torniamo a presentare un nuovo amico di Driver. Finalmente siamo riusciti a esatto, prenderlo e portarlo in studio. abbiamo corteggiato per parecchio esatto. tempo. Finalmente in studio con noi. Giovane talento del realismo italiano, con alle spalle però già diverse gare, podi e vittorie assolute. Parleremo di tutte queste gare, esatto. già fatte. Figlio d'arte, portacolore di Laci Team Italia. Destreggia tra ERC, quindi Campionato europeo Rally e Campionato italiano di auto storiche. E non solo. solo. Infatti, nel programma 2023 c'è anche tanta altra roba. Nel 2022 18 gare all'attivo con tre vittorie assolute, 2 secondi posti, Ere e reduce, lo vedremo e lo capirete subito. Da un'operazione, tanti di voi lo, già lo sanno. Alla spalla parleremo e cercheremo di capire quando tornerà in macchina, anzi la prima domanda che gli faccio esatto. è proprio quella per vedere se anche questa stagione 2023, che era partita come la 2022 con una vittoria assoluta, ci aspetta insomma con tante belle sorprese. Do il benvenuto per la prima volta a Driver ed è un vero piacere. Con noi in studio c'è Alberto Battistolli. Buonasera a tutti, grazie Ciao per l'invito. Buonasera, grazie. Alberto, benvenuto a Driver. Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Ce l'abbiamo fatta eh, perché esatto. è... è un po' che lo cercavamo. No, beh, eh. Grazie a voi, intanto io non ho la tua bronzatura, <ride> però <ride> penso che si veda il perché. Eh beh. Infatti, probabilmente siamo riusciti ad averlo proprio, perché proprio per questo, è questo motivo. Riduce... Qua, riduce no, non semplice, eh, mi devo fare complimenti. Quindi rischiava <ride> di saltare ancora esatto. prima, però ce l'abbiamo fatta. fatta. Prima domanda, prima ancora di chiederti qualunque cosa, è come stai? Perché è la prima cosa che vogliamo sapere. Bene, di direi che il morale non è al massimo come si può immaginare, perché comunque è un po' impegnativo stare così un mese, però. Oh. Direi che il recupero sta procedendo, ho iniziato a fare fisioterapia passiva quindi ciò vuol dire che il mio amico qui me lo terrò ancora per un pochino però sì, okay. eh, sto cominciando a muovere la spalla, sembra che vada tutto bene e spero che tutto proceda nel migliore dei modi. Facciamo un passo indietro, magari qualcuno distratto, ma anche se beh, immagino che tutti abbiano sentito il, il nostro mondo. È qua sicuramente, è poco distratto, dai. sicuramente <ride> sa tutto. Però, appunto, per quei pochi che magari non lo sanno, appunto, diciamo che c'è stato il, il ritiro a Fafe proprio per questo problema alla spalla. E da lì poi c'è stata l'operazione. Eh, quindi partiamo proprio da lì, da quella gara, eh, dalla sensazione che hai avuto, da cosa ti è successo, sì. e poi ripercorriamo e cerchiamo di capire quando, quale sarà la prima gara di questa stagione 2023. Allora, per fare un un recap della mia situazione fisica praticamente è iniziato tutto il martedì per, 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 che stavo per partire a Fafe perché grazie a Dio io avevo Simone che a Foligno la gara della settimana precedente e mi ha detto non puoi correre così devi farti vedere ed effettivamente io che sono sempre ci ha visto lungo ci visto <ride> lungo perché ha detto non è proprio un problema muscolare secondo me effettivamente aveva ragione martedì ho fatto una risonanza magnetica però Purtroppo per refertarla era già tardi perché io dovevo partire per la gara. Di conseguenza l'hanno refertata mentre io ero in Portogallo e praticamente si era visto che c'era una formazione cistica fuori dalla, dalla spalla data da un riversamento in liquido dell'articolazione. De, dell e questo sostanzialmente, ve la faccio corta, molto sintetica: è dato da una lacerazione di un, di un tessuto muscolare che faceva sì che si distaccasse la parte della spalla che collegava un po' la glena e questo creava questa fuoriuscita che infiammava tutta la spalla. Il, di per sé non è stato un problema magari a Foligno, che era una gara corta relativamente. Wow. Però una gara invece impegnativa come Fafe, dove il fondo si scavava molto e c'erano be delle belle rotaie, devo dire. Il litigio con il volante era <ride> all'ordine dietro, es e quindi eh. non, non potevo fare altrimenti. E di conseguenza ho cercato di tenere un po' i denti stretti la prima parte della giornata, poi sono rientrato in assistenza e il fisioterapista mi ha detto: Guarda, un attimo, ti ero uscita la spalla, io forse mi fermerei. E però, io da buon testardo ho detto va bene, ci ripensiamo dopo, facciamo la seconda parte della giornata. Fortuna ha voluto che ci tre prove fossero state annullate, quindi io ne ho fatta una io, ma quella che ho guidato, ho detto Simone, aspetta, prego, stare. guida te, ha guidato, poveretto, tutti i trasferimenti in tutte le prove arrivava lì, timbrava e risaliva in macchina e ah, completamente lui, sì, tutto... sì, sì. però, però la mia autostima è salita perché io gli ho letto radar per 200 km e sono riuscito, ah beh, quindi... quindi dai almeno mi so orientare, questa quindi, è stata è la cosa positiva prove, navigatore. La <ride> <ride> prove da navigatore, e poi la sera abbiamo deciso che non era il caso di essere condotti dalla macchina ma forse la era bella. meglio, anche perché le condizioni di faffa erano abbastanza pessime, pessime. tra l'acqua, la fa il fango e tutto, insomma... Portarsi, farsi portare a spazio era facile rischiare esatto. di andare contro un muro perché eh, sì. qualche acquaplaning esatto. o qualche così o, per cui... O qualche albero insomma, esatto. cioè, ne, ne ho viste di tutti i colori <ride> a negli anni quindi secondo me era un po la scelta saggia Beh, era quella, era di, era quella fermarsi. di fermarsi sì. appunto e di sistemare il progetto. Fatalità sono ritornato a casa, mi ha visto un medico specialista uh. e mi ha detto sì ci sentiamo per la settimana prossima per l'intervento Dopo sono passati un giorno e mezzo, mi ha richiamato e mi ha detto ma se io ti operassi domattina? Ho detto, orca miseria, va bene, dai, ritorno prima. <ride> e l'ho fatta anche semplice, devo dire, perché dopo 30 giorni, io pensavo 30 giorni essere subito in macchina, ma... Ho capito che ci vuole molta pazienza con queste cose, forse non è la mia virtù più grande. E infatti quella era la domanda successiva e se avevi un'indicazione di quando ti rivedremo in macchina allora, in auto. Allora Io suppongo perché non posso fare altro, perché io vi direi domattina provo a guidare. Eh, immagino, eh, perché un la po'... la voglia è tanta. La voglia è tanta, il dolore è un po' si stringono i denti, però purtroppo ci sono dei tempi tecnici che devo rispettare. Eh, io penso che per vorrei, spero che per la Polonia per il terzo appuntamento, appuntamento dell'RC esattamente potrò essere al via questo dipenderà anche dalla preparazione che riuscirò a fare prima e anche dalla conoscenza dal re del tu con la, con la nuova vettura, insomma, dovrà essere un po' tutto sistemato prima. Certo. Però sapete che ormai l'europeo, soprattutto quest'anno, è diventato molto una prima prova al 100%. <ride> e non è sì. più un vediamo come vediamo va come la gara. Va, esatto, no? subito tutto. E quindi... e diventa, sono diventati dei rally Sprint, praticamente, ah, sì. parti già sì. con <ride> il 120% il Pro problema: poi sono non... 280, esatto. 230 km, il 110%. E... Non è facile. Eh, non è facile, quindi condizione fisica è importante. Molto importante. È fondamentale, direi. Quindi, Canari l'abbiamo già, già un po' accantonata. Purtroppo, malincuore, immagino. Purtroppo per la Polonia, sì. quello potrebbe essere sì, l'obiettivo: di, di ripartire con la Polonia. Te lo auguriamo, ovviamente. <ride> Grazie. Chiaramente. Nel frattempo, se vuoi tornare, facciamo altre interviste <ride> esatto. in queste settimane <ride> che ci dividono dalla, dalla Polonia. Ovviamente, stiamo scherzando. Era per ringraziarti ancora Grazie. una volta della tua presenza. Allora, io direi, facciamo anche perché questo infortunio deriva da eh, lo sappiamo un po' tutti, da insomma la brutta esperienza avuta la, nella stagione 2022, quindi io farei un passo indietro, senza parlare subito di quell'incidente <ride> del Barru, che ovviamente tutti quanti sappiamo di cosa stiamo parlando. Rivi riveviamo insieme le 18 gare perché comunque ci sono state tre vittorie assolute nel 2022 18 gare all'attivo fino ad arrivare appunto a e ci racconterai anche cosa è successo al Barum che già ce l'ha raccontato <ride> fuori onda <ride> esatto. <ride> quindi restate con noi perché è molto interessante è capire le sensazioni Riviviamo un po' la stagione quindi dall'inizio certo. anche l'anno scorso come quest'anno è iniziato con una vittoria assoluta ah, quindi gara sì. per gara ti facciamo raccontare tutto quello certo. che c'è certo l'anno scorso è iniziato nel migliore dei modi, modi. come alla fine quest'anno certo, eh, quest una prima, prima vittoria è stato il Rally Valle del Tevere e è stata una bellissima gara ero contro Simone Tempestini quindi avevo molto stimolo eh, c'era un bello scontro, le condizioni erano molto interessanti perché mi ricordo nevicava per fare le ricognizioni ci abbiamo messo mezza giornata per fare una prova speciale perché non si riusciva a andare su. era talmente tutta bianca eh, mi eh, ricordo che sì, era... che non, non riuscivamo a completare le ricognizioni, era un disastro alla fine ho fatto un passaggio e mezzo sulla prova perché poi a metà ci siamo anche incolonnati fino in cima quindi... però tutto sommato l'avevo fatto l'anno prima la prova quindi, quindi più, più o male. meno i riferimenti sapevo dove erano ed è stata una bella vittoria perché, comunque, è stata sofferta anche quella fino all'ultima prova speciale, però eh, ne siamo usciti vincitori. Ed è stato un buon auspicio alla fine per inizio Beh, stagione. Certo. Da, morale, insomma, da morale, si parte bene. <ride> si parte esattamente, bene. esattamente. Poi siamo andati a Fafe uh -huh. due settimane dopo, e mi ricordo che è stata una gara fantastica. Non tanto per le condizioni perché eh, forse erano un po' migliori di quest'anno in gara però peggiori sicuramente dell'anno scorso in gara in ricognizione si riusciva l'anno scorso bene o male a vedere dove eri e quest'anno era un po' peggio però devo dire che è stata una bellissima esperienza perché arrivando un po' da, da tra virgolette neofita delle condizioni eh, sono arrivato con un approccio un attimo più calmo e tranquillo, e quello mi ha salvato in tanti punti come per esempio nella Power Stage. Eh, io sono arrivato alla Power Stage con il, con il pedale del freno che vibrava. Io ero convinto che ci fosse un disco crepato o un qualcosa che mm. non vedessi. Per cui io al power stage, io e Simone abbiamo detto: tiriamoci fuori, andiamo pianissimo: tiriamoci fuori. Cioè, abbiamo fatto terzi al power stage perché eh, prima eravamo secondi, poi è arrivato Cantorne che partiva al quarantesimo, e siamo arrivati terzi. Perché io andavo, sono andato pianissimo perché ero convinto di avere un problema al freno. In realtà mi sono salvato, visto tutti gli altri che facevano carambola <ride> esatto. tra dossi, frenate, eccetera, che non riuscivano, e arrivavo tutto tranquillo. Infatti, a un certo punto, quando, stata sono, la strategia arrivato, migliore, eh, quando sono arrivato alla eh, sì. fine, il, il commentatore mi fa: Sei seconda la povera Steggio? Ah, <ride> Simone, scusa, dove siamo andati? <ride> abbiamo sbagliato un bivio. invece no, quindi è stata una sorpresa. Poi, quinti assoluti, è stato veramente eh, eh sì, bella un bel inizio bene. anche all'Europeo. Poi, da lì eh, invece è stato tutto un po' un marasma, <ride> eh, perché insomma, è stata l'ultima gara che è andata dritta per dritta fino alla fine dell'anno. Eh, perché poi da lì siamo andati, se non sbaglio, a Baldorcia, mm. se non ricordo male, che è stata la prima gara del CIRT. La prima gara del Cirt è andata molto bene la prima giornata perché c'era una prova da ripetere due volte e siamo finiti in testa. Il problema è che la mattina dopo abbiamo fatto una strategia sbagliata di gomme. Siamo partiti con una gomma usurata al posto di fare una stretta scelta come Paolo che è partito con gomma nuova e abbiamo perso molto di motricità, soprattutto nelle prove. Nella prima prova che era Radicofani, che era molto ghiaiosa, Io mi ricordo, secondi star lì ad aspettare. Di uscire dai tornanti, io mettevo anche terza, eravamo sempre, guarda sempre guardavamo lì, sempre firmi. lo stesso Alberello <ride> che, che passava. E quindi complimenti a Paolo, insomma, mi ha fatto capire che ci sono oltre, tante cose oltre alla guida da, da, la tenere da, da tenere in considerazione. Quindi, nonostante poi abbia cercato un po' di raffazzonare un po' la mia prestazione, non è bastato. E quindi un, un secondo posto che va bene si poteva pensare meglio ma comunque abbiamo guidato bene il nostro il mio da pilota tra virgolette l'avevo fatto certo. la tua parte c'era certo. è mancata forse la scelta uh, sì dei, che è sempre la mia pro... parte la mia seconda parte <ride> sì, come piloti purtroppo dobbiamo eccellere in qualcosa esatto che qualcosa serve, serve tutto serve sempre tutto sempre sia una cosa che, sì, che sì, l'altra sì, sì, sì. beh Alberto va velocissimo anche esatto. nella <ride> <le> gare. <ride> e il problema è che anche qui giochiamo contro il tempo ah. siamo già a zero nel primo, il primo stop esatto primo <ride> esatto, e quindi ci dobbiamo fermare. Tu resta caldo, continuiamo da dove siamo arrivati, riprendiamo da lì, come al solito fermi sul divano con le cinture di sicurezza allacciatissime, torniamo fra un minuto con Alberto e con Driver TV. Vendita e noleggio di auto nuove, usate, di importazione e a chilometri zero. Autotecnica la potete trovare a Torre Boldone in via Lombardia 57 oppure presso l'area di servizio IP Ossola Top Car in via Regione Nosere 12 a Domodossi. Garanzia ed assistenza post vendita, servizio pneumatici completo e controlli accurati su ogni vettura consegnata sono solamente alcuni dei servizi Autotecnica. Passione e qualità ti aspettano da Autotecnica. Di nuovo in studio con Driver TV nella pausa pubblicitaria. Alberto ha continuato a raccontarci esatto. un aneddoto dietro l'altro. È <ride> sempre <il> ben <bang> acceso. <ride> è ancora caldo, l'abbiamo lasciato sì, caldo, sì, è sì. rimasto caldo <ride> con le coperte sulle, sulle ruote. Esatto. Prontissimo a continuare. Allora, continuiamo quindi, non ti fermiamo, riprendiamo da dove abbiamo lasciato, passiamo alle azzorre: alle azzorre. esattamente. esattamente. Eh, L'Azzore è stata la prima volta che andavo in quell'isola, meravigliosa devo dire, ah, e okay. una delle gare che di scenario mi ha fatto più beh, impazzire di tutto l'Europeo, incredibile, si passava proprio sul, sul margine su, del, su, del, sì, del vulcano e... ma bellissimo, si passava da, da paesaggi tropicali a costieri, era incredibile, davvero una bellissima gara, anche le strade fantastiche, devo dire che è stata una bellissima gara, anche come guida, devo dire per essere la prima volta non, ero decente. <ride> eh, e mh, la power stage è stato un po' il mio problema più grande <ride> perché siamo partiti. Abbiamo fatto una bellissima power stage, i primi due split che eravamo primi mm. e poi, fatalità, siamo arrivati a un bivio. E a un bivio, per uh, cause che buh, non abbiamo capito nella testa, perché abbiamo preso un bivio a 20 km/h e abbiamo mm -hmm. fatto un giro sulla cappotta da fermi. E <ride> le parole di Simone sono state: Ecco. Siamo rimasti capottati in attesa che ci scappottasse il pubblico e devo dire che è stato più quell'evento lì che mi ha fatto amare dalle persone che tutto il resto del campionato perché, <ride> perché mi hanno visto fare metà prova speciale con la macchina su tre ruote di traverso con l'ammortizzatore fuori, il vetro <ride> sfondato, eccetera. E poi sono arrivato alla fine e mi hanno detto: Che cosa è successo? Io ho detto: Cosa volete che sia successo? Sono uno stupido <ride> <ride> e va bene. Poi, per fortuna. Guarda, siamo riusciti ad arrivare in fondo e abbiamo fatto 40 km di autostrada su tre ruote di traverso, non so come siamo riusciti Bobbi. ad arrivare senza farci arrestare. Ah perché arrestare. dalla Power Stage a Parco sì, Assistenza c'era però... l'autostrada per tutta per arrivare fino Lischia. al Parco Assistenza, al Parco Assistenza per fortuna i ragazzi sono riusciti a rimetterci sì. su quattro ruote per andare quantomeno al palco d'arrivo e siamo riusciti grazie a loro ad arrivare a rimettere in sesto la macchina. Esatto, e quindi ecco, queste sono state un po' le mie, le mie azzorre. Azzorre che quindi sono finite un po' a mare, però io dalle azzorre... È un bel ricordo. Esatto, un bel ricordo. E dalle azzorre ho preso un volo diretto per il Messico. Giusto per, far per non farti mancare esatto. nulla, esatto. <ride> io e Andrea Mabelini in Messico per fare rappresentare un po' l'Italia quello che era il rally delle nazioni. E lì ci sarebbe da raccontare una, un. Dobbiamo, dovrei ritornare sì, a fare. Sì, potremmo fare una puntata sul Messico. Su, su, e su Andrea su. Sì, solo sul Messico. Potremmo invitare Andrea a parlare del <ride> Messico per, tranquillamente per due ore, senza problemi. Ma comunque mi hanno dato a me un improbabile Mitsubishi Evo, no, Evo 9. Con. Uh, sulla carta era Ivo No sulla carta era N, gruppo N <ride> Poi che fosse rubata dal pollaio di qualcuno E messa eh, da Rally Questo è un altro discorso e Abbiamo fatto una gara che più o meno È andata con lui che si è schiantato In trasferimento perché un locale Gli è finito sulla macchina Da no. gara <ride> E io invece che ho finito la benzina in trasferimento, perché no, no, tranquillo, arrivi in fondo al parco, tu non guardare la lancetta, morta. Morta, morta, <ride> Quattro frecce e niente, è finita così la nostra gara. Quindi ecco, il Messico però è stato bellissimo, eh e anche perché non è un'esperienza da tutti andare eh dall'altra parte eh del continente, dal punto di vista umano, umano personale, vale, cioè, vale già solo quello. Vedere, vedere quelle strade con un Ronald mondiale, mondiale. Incredibile. Infatti è incredibile. Anche perché stato, alcune prove erano le erano prove, le prove mondiale, del giusto? mondiale è stata un'opportunità. Bellissima quella allora. e quindi è stato bellissimo anche quello lì. poi da, lì... da riprovare magari con un'altra macchina. Esattamente, <ride> vedo che ci capiamo. <ride> <ride> mi sarebbe piaciuto. Mi, sa... mi piacerebbe un giorno, dato che ormai le note servono a qualcosa no? quando le si prende, esatto. magari un giorno tornare con una scoda esatto. la parte che esatto. tornano esatto. buone. E poi da lì. Era un messaggio sublineare per Deltarelli. Sì, eh, ecco. la un container <ride> esatto. si può mandare due mesi prima, poi la macchina se la si trova là. Ecco, è <ride> pronta idea. Ecco, e poi va bene, poi abbiamo ritornati un po' con i piedi per terra sull'europeo, uh, alle Canarie, che come sappiamo abbiamo fatto la nostra prima gara su asfalto alle Canarie, che non è finita bene, perché purtroppo sì. un refueling, al posto di 33 litri da piano di refueling, se ne sono stati aggiunti 23. E quindi noi a fine gara, oltre ad avere 2 litri e non sapere come siamo arrivati fino al parco chiuso, eravamo sotto peso eh, di 3 kg. E quindi. e quindi siamo stati esclusi giustamente come prevede il regolamento perché chiaro, bisogna chiaro. anche essere ligi a, a quello le... e purtroppo insomma, è stata una breve, una breve parentesi di, di amarezza quella gara lì <ride> però va bene poi siamo passati alla Polonia che è già strade più, più belle, più veloci era molto difficile secondo me una delle più difficili all'europeo perché strade strette, veloci, tanti dossi e non si riesce molto a capire eh, non hai l'occhio diciamo, come su. magari la Lettonia che dici sì, ti butti, sei però praticamente o in strade strette però il fondo lo conosci, è bello piatto mm -hmm. invece la Polonia scava molto quindi non sai se ti troverai la rotaia piuttosto che la strada liscia, piuttosto che il ah, fanghino. Bello, è proprio un, è, un terno all'otto. È, è difficile, bisogna essere bravi con le notti, io effettivamente non sono ancora magari nel, nel livello che mi piacerebbe essere quando scrivo e quindi magari la paghi un po' con i due passaggi certo. dell'europeo è difficile, Molto comunque, una gara dignitosa. Che insomma. sarà la gara che appunto ti vedrà protagonista dopo la esatto. quindi <ride> Giusto per non farti mancare niente, niente. qualcosa di facile. Speriamo un esatto. po' che rotaia <ride> quest'anno. <vi> per favore, favore <ride> subito. Qualcosa di facile, via. La gara più facile della stagione esatto. E poi c'è stata Lettonia, che è stata la, è la mia gara preferita all'europeo. Sì. Ah. La Lettonia è la mia gara preferita perché è una gara velocissima, medie e altissime, e strade larghe che si alternano a stradine nei boschi, ma comunque sono poche e sono molto veloci anche quelle. Un bel fondo, quasi un biliardo, e molta ghiaia, però una volta che è tracciata la strada... Basta guidare puliti, in controsenso, certo. però. E sì, no, stai in rotaie, st segui, segui dove sono passato. È stata l'unica gara all'europeo dove sono riuscito a fare due secondi posti, due terzi, un quarto, comunque e a vincere anche la, la, la um, qualifying stage. Eh. Quindi è stata un po' la mia gara preferita perché certo. sono riuscito più o meno ad esprimermi di più. Come, come volevi. E, e quindi è stata una bella gara, se non fosse stato che per una nota ho scritto al ho scritto dei 70 metri che forse saranno stati occhio a croce 50-40 e quindi sono andato a fare un giretto nel bosco <ride> sono riuscito fuori senza nessun danno e questo è stata un po' una perdita di 20 o 30 secondi lì di un po' di defiance e poi la sfortuna ha voluto che io avendo scelto la posizione la sedicesima di partenza perché così trovavo la bella biliardo c'era un bel temporale che è arrivato proprio quando partiva il numero 16. No? Ah, perfetto. Preciso. La nuvoletta di fantomia. Preciso. Ecco, ma esatto. è che io ho una foto che purtroppo non posso mostrarvela, che praticamente io non vedo davanti al vetro. A parte che si è appannato tutto, tutto. non vedevo niente, c'era il diluvio universale di camera car io e Simone parliamo, non mi stai più chiamando le note perché mi ha detto vai avanti piano, cosa vuoi che ti dica? vedi vai cioè, vai. Destra 2, io dicevo dove? dove? <ride> <ride> Poi, vai piano guarda e così ho perso 50 secondi lì quindi va bene il risultato finale non è stato proprio le migliori certo. però anche lì è una bella power stage mi pare anche lì un terzo posto mm -hmm. quindi eh, sono stato contentissimo di quella gara lì. Forse un po' di sfortuna Vabbè. mi sto rendendo conto che l'anno scorso sì. l'ho avuta, eh sì, sì. anche perché ti ha seguito. Anche perché poi ho fatto va bene, rally della Marca, che invece è andato benissimo. Anzi, è stato, sono stato contentissimo perché ho un secondo posto sull'asfalto. Non me l'ero mai sognato in tutta la mia vita, anche perché poi lo guardavo a, con la <ride> va <de> retro Satana, <ride> stai, stai <ride> lontano, via show. E invece, grazie alla pazienza infinita di Giandomenico <ride> e di Simone, sono riusciti a farmi entrare in testa cosa dovevo fare più o meno l'ho capito è stato un bel secondo posto più che meno più che meno, sì, più insomma, che eh, meno dai. esatto e quindi sono stato molto felice era un buon auspicio per Roma certo. ecco e infatti perché l'hai fatta come gara preparativa in, per Roma preparativa per Roma in effetti poi è servito perché sono arrivati i test purtroppo Simone uh, aveva preso il covid giustamente la settimana di Roma quindi il buon Danilo Fapani si è sacrificato perché io adesso prima gli avevo detto si è proposto, adesso lo dico si è sacrificato sapendo <ride> cosa è successo in tutta la gara. Sì, perché Tutto? Roma non è stata proprio un'avventura no. un semplice. Poveretto, Danilo ha accettato di venire con me. Abbiamo fatto dei bei test, siamo stati subito contenti. Poi il problema è che il secondo giro di Shakedown c'è stato un piccione che è rimasto. E questo è totalmente colpa mia. Che quando dicono che io sono iperattivo e mi distraggo con le farfalle, questo è un esempio. <ride> c'è un rettilineo, e una sinistra quattro circa e io mi sono distratto perché il piccione non si è alzato dall'asfalto. È rimasto lì, bello appollaiato, quindi io ho preso il piccione sul vetro della macchina. Mi sono distratto, ho mancato la curva e quando l'ho inserita ero a 50 cm dalla corda e quindi sono volato in quarta giù nel bosco, che per fortuna non era un bosco vero, ma erano rovi, quindi ci siamo fermati. E in qualche modo, da un, mettendo retromarcia, siamo scesi su una stradina dove, di un campo, dove, di ulivi, che siamo ritornati su non abbiamo fatto danni, non so come, abbiamo bucato una gomma e siamo tornati in assistenza e sistemata la macchina partiti. Discrete anche nelle prove, devo dire che eh, avevo un sacco da, da mettermi a posto mentalmente, anche da imparare, però, nel senso, come prima esperienza eh, un po' più formata dal punto di vista tecnico, non mi dispiaceva. E finché, eh, poi, su una, su una sinistra, su una prova, ho mancato la corda. Perché chiaramente le traiettorie avete capito che sono il mio forte <ride> ormai si sarà, <ride> si sarà assodato. Anche l'auto ironia, devo dire che è il tuo forte. <ride> esatto. <quindi> sì, sì. <ride> sono uscito e ho lanciato il povero Danilo su una balla di fieno. Ah. E abbiamo perso 4 minuti siamo scesi piano. In realtà, poi ci siamo accorti che non era, non era un mm. da grosso Bello. danno, però sai, non senti la macchina, esatto. vedi fumo che entra perché c'era la ruota che stava venendo tritata e quindi siamo andati piano. Sistemiamo tutto, facciamo l'ultima tappa la domenica cercando di dare tutto per tutto, tranquilli, con testa eccetera, finiamo, ci abbracciamo, dopo l'ultima prova speciale andiamo all'arrivo, 6 km dall'arrivo la pompa di benzina muore e io finisco il, mio, finisco il mio Roma sulle campagne preciso, di, di fugi guardando non è mancato mi niente, niente in quel weekend tutto quello che poteva succedere ed è successo esatto. eh, ed era un presagio di quello che è successo ed era dopo pre... eh, infatti stavo arrivando lì era un presagio di quello che ti aspettava al Barum arriviamo finalmente che... al Barum accennato in, praticamente in apertura praticamente era un segnale che mi diceva basta puoi anche stare a vai in vacanza Senza, rilassati rilassati per di tempo allora, esatto. il, il fatto che siamo qui ne stiamo ridendo e eh, scherzando ma eh, tutto sì. è andato come doveva, esatto. eh, ci sono delle immagini veramente sicuramente le avranno viste tutte. In cui si vede la macchina dalla parte, il motore a 20-30 a 30 metri dall'auto. Dal, dall Ovviamente stiamo parlando del barum Però io farei così: visto che mancano ormai 8 secondi, <ride> <ride> portiamo <ride> esatto ci fermiamo un secondo. Andiamo in assistenza andiamo in assistenza <ride> e riprendiamo col barum, esatto E poi nel terzo blocco, se ci avanza un po' di tempo, magari ci racconti un po' più anche di te a livello umano. Insomma, come ti sei a questo sport e un sacco di altre cose. Veramente le puntate qua dovrebbero essere 3-4, sì, sì, quindi esatto. dovrei tornarci a trovare prima della Polonia. Come sempre fermi sul divano, cinture di sicurezza allacciatissime. Torniamo fra un minuto con Driver TV. Vendita e noleggio di auto nuove, usate di importazione e a chilometri zero. Autotecnica la potete trovare a Torre Boldone in via Lombardia 57 oppure presso l'area di servizio IP Ossola Top Car in via Regione Nosere 12 a Domodossola. Garanzia ed assistenza post vendita, servizio pneumatici completo e controlli accurati su ogni vettura consegnata sono solamente alcuni dei servizi Autotecnica. Passione e qualità ti aspettano da Autotecnica. Di nuovo in studio con Driver TV, vado velocissimo perché le cose esatto. da dire sono tantissime. Allora, l'abbiamo accennato in apertura, lo sanno tutti, mm. eh, parliamo del, <ride> del Baron, quell'incidente appunto della, della scorsa stagione. Lascio raccontare a te, anche perché mi hai appena detto che in questo mese <ride> hai, hai un modo di <ride> un <po'> tutto. Tutto. <ride> tutto quanto, te la sei rivista un miliardo di volte, quindi le sensazioni di quella sei. gara e soprattutto di quel momento. Ma siamo partiti, allora... Piccolo, piccolo discorso, allora, nessuno si sentiva di andare al Barum. Ecco. Apro questa parentesi, che detta così, fa, detta prima faceva ridere, detta dopo no, ci ha fatto un po' pensare a tutti. Perché anche mio padre mi ha detto: Ma sai che io non, non me la sentivo di lasciare di andare, farti andare là. Ho detto, beh, anche io, ma la prossima volta parlamene. Ho detto sì, così mi dici, eh. vai cretino. <ride> no, a parte gli scherzi, poveretto, non è vero, mi avrebbe assolutamente Pensi fatto rimanere. Ma si spaventato casa. tanto Chiar anche lui. Chiar eh, no, poveretto, eh, immagino Chiaro, lui. Perché anche lì, quando è successo l'incidente, la diretta è stata tagliata. Perché loro hanno 30 secondi di diretta, eh, in prima, in certo. differita 30 secondi per eh, chi ha l'utente certo. normale. Quindi loro avevano fatto tagliato la diretta ancora prima del mio incidente, quando la macchina stava ancora girando. Mia madre ha detto che si sarà, girato, si sarà, sarà ritornato Faccio. perché vedo che non, non parlano più, non dicono niente. Invece, mio padre aveva già capito che sapeva che c'erano 30 secondi, e era già disperato. Per fortuna l'ho chiamato, ho detto, guarda, siamo tutto tutti a vivi, tutto <ride> bene. Io sono in piedi sulle mie gambe. Va bene, a parte questo, Barum siamo partiti bene perché avevamo un po' di. come dire, io avevo un po' di mh, voglia di fare nel senso che non avevo paura e ero molto convinto su quello che facevo anche se sbagliavo però non avevo, non avevo grosse paure di entrare a nota e di cercare di dare il massimo sì, sì avevo magari qualche, qualche cosa da affinare però vedo che, vedevo che stavo andando verso la, strada giusta. la strada giusta e abbiamo fatto un po di prove con le gomme sbagliate niente di strano finché poi la domenica mi pare o sabato no la domenica e siamo andati sulla seconda parte della giornata che c'era la prova speciale di Bunka, che la mattina l'abbiamo fatta con le gomme da asciutto e devo dirvi che a Simone non piaceva proprio quella prova lì. Io ho detto, ma sì, scivola un po', però non mi sembra così brutta. C'era un pezzo che era trasterrato, tra asfalto ridotto malissimo, però ho detto, non era così malvagio. E sì, poi lì proprio i fondi fanno sì, proprio paura perché è... sono. Come dicevi prima pezzati, un ricamo, non eh. c'era un pezzo di strada uguale <ride> quello dopo. Quindi frenavi in tre metri su tre fondi diversi. Però va bene, finché era asciutto era ancora fattibile Asciuta, il tutto. Certo. E il pomeriggio sono arrivato a una nube temporalesca. Per fortuna, Simone ha fatto mettere due bagnato, due bagnato in bagagliaio e uno bagnato sulla macchina eh. sulla posteriore sinistra. Ha detto: bene o male, ce la giochiamo, bene, abbiamo, solo, abbiamo solo una gomma sbagliata. sbagliata. Siamo arrivati in prova un acquazzone, abbiamo messo le tre bagnato e siamo partiti per la prova. Lì, errore mio, di inesperienza, c'era un. Voi in un rettilineo, cioè i voi, Mario e tu, sicuramente no, ma io in un rettilineo ho detto. Pieno, vado. C'era una, una 4, dopo, non c'era certo. uno 1 che dici di fare la staccata alla certo. vita. Sono, quindi Sono arrivato pieno tranquillamente. Ho toccato il freno, ma pochissimi bar di pressione e la macchina si è spenta, avvitata su se stessa. E abbiamo preso a 165 all'ora l'albero. Sul per fortuna, e questo devo dire, non c'è scocca che tenga, quindi per fortuna l'ho presa esattamente dopo i miei piedi. Quindi. Ha portato via tutta la sale anteriore, io ho Sospensioni intatte con la scatola dello sterzo con tutto, tutto intatto, completo. tutto completo staccati da una parte. Oh, okay. Il motore a 30 metri al di là della strada, eh, slit un po' di tutto e di più. Tra, tu, la, la posteriore, che era, poi siamo atterrati su dei tronchi. Quindi abbiamo un tronco entrato sul posteriore, ha buttato fuori due ruote. Ne è rimasta solo una attaccata alla posteriore sinistra, un po', mm. un po' penzoloni. Però insomma, della macchina abbiamo salvato molto. Okay, allora, <ride> immagino. <ride> E lì attimi di, attimi insomma, di paura. Di paura immagino. Uh, prima, la paura è molto prima. Uh, la paura è stata molto prima perché i tre secondi quattro che ti separano dall'incidente che sei passeggero, non, sai, non vedi dove stai andando perché io guardavo con la coda dell'occhio quello che mi stava passando. E ho, detto, ho chiuso gli occhi. Poi, fatalità, ho sentito la botta. Ho tenuto gli occhi aperti durante la botta, che è la prima volta che li tenevo aperti, mm -hmm. per cui ho visto un po' di shaker. <ride> e però mi sono fermato e io mi sono slacciato. La prima cosa che, certo. Perché io sentivo. Di solito Simone si arrabbia molto con me, eh. come è normale che sia, <ride> <ride> e quindi di solito non parla perché si sta un attimo ricomponendo. E non ho sentito che non parlava, però poi io ho sentito che respirava. perché eh. non mi sono neanche fatto ah, una domanda in quel momento. Perché senti respiro sull'interfono certo. Sono sceso ma quando stavo scendendo ho visto che lui non si stava muovendo ed era svenuto e in quel momento lì mi è preso molto panico però ho sentito che respirava no, quindi va. ero abbastanza, cioè, non, non ero tranquillo per niente, sì, sì, però no, dico, però, non, però non eri... ho ammazzato nessuno esatto. oggi, ecco, questo era, <ride> eh, questo era il, brutto da dire però è un po' il pensiero che, il fai, pensiero che fai e chiaro. anche perché cioè, hai la responsabilità della persona che sta a fianco, ah, c'è certo. poco da dire che è 50-50 ma se tu hai il volante in mano però... ti sentirai sempre responsabile. Stato, è svenuto due minuti e mezzo finché non è stato caricato in ambulanza che è rinvenuto anche è sceso da solo dalla macchina perché anzi con fare confusionale mi ha detto dammi una mano a te che questi qua mi non sembrano, mi sembrano molto esperti <ride> perché eravamo su dei tronchi quindi è sceso lui e si è messo in barella lui e poi ha ripreso un po' di tra virgolette, dopo 45 minuti è cominciato a connettere l'arco degli eventi, a capire okay. dov era. dove, dove si siamo era. e cosa è successo. Esatto, cosa però è successo. insomma io ho avuto, uh, spaccato il perone nel mio ginocchio sinistro, infatti ho un malissimo, ma dalla compressione con il roll bar, perché chiaramente la botta ho sbattuto, ho fatto un, un bello schiaffo. E non me ne ero, ero accorto lì al momento. Io ero sceso, ho guardato, ho fatto le foto la macchina, l'adrenalina. Adrenalina. Eccetera. Adrenalina. Caccando, mi sono seduto in ambulanza, ho chiamato e ho detto: secondo me non mi alzo quando arriviamo in ospedale. Infatti, mi sono arrivato in ospedale e ho cominciato a zoppicare. Però va bene, insomma, tutto è bene quel che finisce <ride> bene. Poi Simone, per fortuna, si è ripreso ha avuto. Uh, due costole poi non so perché poi stiamo scoprendo robe io non dico niente solo perché solo non <ride> è mai solo perché io ho solo un ginocchio eh, ma sì. poi ho avuto solo una spalla <ride> eh, se sì. li cominciamo a prendere così no dovevamo fare un check up forse generale che eh, sì, abbiamo sì. guardato invece quello che dovevamo male e basta però ecco, è stata una gara sfortunata, questo però fa parte un po' del, del nostro le mestiere. Eh, certo. Lo mettiamo già in, in, in gioco, conto. cioè in conto che purtroppo, si spera che non succeda mai, ma... Il mio, amore, eh. il mio amore per le corse era superiore a quello che è successo e quindi ho voluto cercare di ripartire. Continuare. In Spagna, dove purtroppo mi ho preso tre secondi e mezzo di chilometro, purtroppo dico ma è normale perché dovevo fare un po' di... Chiarezza da resettare, me. resettare un po'... ed è stata sì. una cosa difficilissima per me resettare perché non, non mi sentivo sicuro di quello che facevo, qualsiasi errore facessi mi portava a pensare di fare un disastro. Certo. Poi sono tornato invece sulla terra a Le Marche uh -huh. e lì ho ritrovato il mio amore. Perché ho detto finalmente so dove va la macchina, ma anche i test per raccontarvi un aneddoto, ho girato con Simone tutto il giorno, tutto bene. Sono salito con Gian Domenico, ho provato a fare una curva in quarta anziché in terza. Siamo un po' usciti, ho preso un terrapieno, ci siamo un po' invirgolati a destra e a sinistra un po' di un po' di panico generale Giand è morto <ride> paura. Ma è rimasto compostissimo <ride> sì. e io mi sono messo a ridere lì ho capito dai sto, sono sulla strada giusta, per ridere stiamo riprendendo <ride> ecco no per dire che mi stavo un po' di riprendere un po' di fiducia in me stesso eh in quello che facevo eh che beh. è normale che magari tenti di fare certo. qualcosa poi quello che succede succede eh e quindi la gara è andata bene poi abbiamo fatto eh, mi pare dopo il Brunello il Brunello, Brunello. lì è arrivata una bella vittoria con io... le storiche, è eh, anche lì una grossa soddisfazione eh, sì. salire sulle macchine che mi hanno fatto innamorare dei rally e, e poi purtroppo il Brunello moderno, ho fatto un po' di cappella io il pomeriggio che mancava due prove due dalla prove. fine, ma eh, un po' è stata colpa mia perché ho voluto fare due gare nella gara, mm. erano già stancanti di per sé, avevo un'influenza da far paura. Era da una settimana che andavo avanti a medicine, medicina. Mi piacciono le cose semplici, insomma. No, ma io avevo detto: ma sì, sarebbe stata passeggiata, non stavo bene. Quindi ho mancato la concentrazione e la forza di riprendere la macchina dopo un dosso, e l'ho lasciata proprio. Non sono più riuscito a riprenderla quando ho visto che il muso ha scartato, ho detto passeggeri anche qua, insomma. <ride> Però è stato un capottamento a uno all'ora. La macchina ha fatto danni. Mm. E anzi, quando ci siamo fermati, era quasi eravamo fermi su un fianco, era quasi. Simone dai scendi te, no scendi tu che poi cado, no dai scendi tu per favore <ride> quindi, eravamo sereni anche lì sereni tranquilli così è conclusa la, la stagione 2022 esatto. una parola velocissima, abbiamo pochi minuti sulla 2023 abbiamo detto che l'idea è quella di riprendere Devi... con la Polonia e quindi di rifare Continuiamo l'Europeo. se riusciamo a continuare l'europeo mi farebbe piacere vediamo fisicamente com'è però anche ci saranno gare nuove come mm -hmm. la Svezia quest'anno che sono curioso di vedere con me perché i dossi finnici e anche svedesi eh eh, sono, sono famosi, eh, i nordici ecco, sono, sono ben voluti da tutti, certo. quindi vedremo se riesco a innamorarmi anch'io. Eh, anche perché ho fatto un'unica volta la Finlandia con 131, devo dire che è stata un'esperienza alquanto singolare. Vorrei vedere con un R5 a 100 km/h in più cosa succederebbe. Eh beh, è Probabilmente ancora, <ride> ancora più adrenalinica. E poi qualche altra garetta qua e là, sì, mi dicevi il in appuntamento. Campionato apertura. Italiano Terra uh. e magari qualche gara tipo la Marca mi piacerebbe fare perché sono tradizioni ormai. Da tenere. Esatto. <ride> la squadra che vince non si cambia. Giusto. Abbiamo giusto un paio di minuti. Lei è accennato prima. Le auto storiche sono quelle che ti hanno avvicinato a questo. A questo a che ti hanno appassionato al mondo dei rally. Quindi proprio i primi ricordi, al di là della prima gara che allora, hai fatto, proprio i primi ricordi. I primi ricordi, eh. io mi sono innamorato delle macchine a corsa perché la prima volta, il mio ricordo, poi ne ho viste altre, ma sicuramente quella che mi è rimasta impressa è stato la Rally Città di Bassano del 2000, mi pare, e mio padre con la Subaru impresa, la URC, uh -huh. eh, la prima due porte dopo la Gruppo A, io mi ricordo quella gara lì perché prima della gara la macchina l'avevo vista in capannone, nella squadra e mi ero già innamorato di questa macchina sportiva che sputava ah. fuoco io ero lì <ride> che, eh, mi piaceva moltissimo E poi a fine gara che aveva vinto mi ha preso e mi ha messo lui sul tetto della macchina di fianco a lui con la coppa quindi, eh. e io lì sono subito stato contento ma sono stato ancora più contento del fatto che lui dopo mi ha portato in parco chiuso io seduto sulle sue gambe che facevo finta di guidare Direi. io e mi ricordo <ride> il primo ricordo della macchina a corsa è la schermata di accensione della Subaru quindi io mi ricordo l'accensione la, la, dell'impresa dell e da lì mi sono devo dire innamorato delle macchine ho consumato le cassette di mio padre quando ero piccolo e sapeva che prima o poi sarebbe arrivato il, il momento. momento. Oh, esatto. No. Ha, ha tenuto duro perché fino a 18 anni non mi ha fatto avvicinare neanche a un kart, proprio. Ha detto: Zero, zero, niente, zero, quindi, zero Subito Rally, subito, Beh, neanche subito Rally. Però ho fatto una gara quando avevo 18 anni con una Peugeot 106 Gruppo A in pista eh. e poi mi ha fatto faticare un anno. Nel senso faticare non si fa per sì, dire. Sì. Mi ha fatto aspettare eh, un altro beh. anno per dirmi che avrei iniziato a correre qualche gara con una 131 Ma e... ah, quindi tu, la prima o la 106, gruppo A? Eh, gruppo a, gruppo e, a. Poi e poi abbiamo iniziato con gli storici invece, perché lui correva negli storici certo. e sono le macchine che lui dal 2013-2012 con le Ferrari ha cominciato a ricorrere nei rally e io mi sono un po' avvicinato a quell'ambiente lì perché era un ambiente molto bello. Fatto di persone fantastiche perché c'era. Molto genuino. Genuino. Poca... La competizione era giusta all'interno della non prova speciale. Fare. Poi erano tutti amici. Io ero un po' la mascotte perché uno che aveva 19 anni Chiaro. in mezzo agli storici <ride> si mettevano a ridere, Chiaro. quindi mi volevano bene tutti. e Io sono un po' cresciuto. E poi hai avuto la fortuna di usare macchine che hanno fatto eh, 25, infatti stavo 21, vedendo 37, giusto le immagini. È, ma sono eh, cosa... sì. Macchine Pe che hanno fatto penso, la storia. Penso eh, ecco che, che per ogni. Bene. ogni rellista. Di una certa età tipo, <ride> si ricorda queste macchine qua e ogni volta che le vedi la pelle d'oca. Eh, infatti, come dico sempre, per me il divertimento più grande è la gara all'anno che vado a fare con le storiche. Sono macchine semplici, comunicano tanto e fanno divertire un mondo. Ah, ci credo. È il cuore, la passione che ti, ti resta dentro. Eh, eh, siamo in chiusura, guarda, giusto ti chiedo qual è. Eh, so che non è facile, nel frattempo <ride> magari andiamo a ricordare i nostri appuntamenti. Il ricordo che, che hai con più piacere di tutti questi anni e quello invece che ti avevi, ah, immagino. Il oh, eh, okay, togliamo il barum A parte il Abbiamo barum Abbiamo salvato del tempo. Esatto, togliamo il barum Era quello che invece, quella gara che mh, potevo invece mi è rimasta lì. Mentre ah. tu ci pensi, io vado a dargli appuntamenti esatto. così poi andiamo a chiudere. Come al solito, gli appuntamenti sono gli stessi. Giovedì sera 19.45 eh, su Seila TV, che era il 94 del digitale terrestre, e poi vi teniamo compagnia per l'intero weekend. Il sabato sera, Guardiamolo sempre è 229 la piattaforma di Sky alle 22 circa. Vi terremo compagni compagnia anche lì per il weekend. Assolutamente. Il sabato sera anziché uscire. Tutti fermi casa, in casa sul divano. E ovviamente tutte le puntate vengono poi postate sui nostri social, Facebook, Instagram e il canale YouTube. Torno da te in chiusura, Alberto, prima di salutarti. Ricordo più bello, due flash e quello invece che ti ha lasciato un po' di amore in bocca. Allora, beh, ricordo più bello: Rally Burna 2021, eh, che è stata 2021, oh, scusate, ormai faccio confusione anch'io. <ride> eh. eh, perché è stata la, la mia prima gara di campionato italiano vinta, E anche l'unica finora. Eh, però è stata un'emozione indescrivibile e anche ho visto un po' tutto il lavoro che c'è stato dietro venire fuori e comunque vedere un sensibile miglioramento in me. Quindi questo è stato la, cosa, è la, la, cosa, la, più la cosa più cosa bella, più bella, bella, anche bella anche perché, che ricordi con più piacere. Anche perché è stata frutto del lavoro di tante persone, da Simone a Gian Domenico, uh. a mio padre, quindi è veramente è stato il culmine di gioia della stagione. Eh. Invece, do, per, per definizione, la mano in bocca ce l'hai sempre, perché sai sempre che potresti fare qualcosa di più. Uh, forse che io mi ricordi un po' più vivamente, vividamente, forse, è il, beh, forse era lì la marca l'anno scorso, proprio perché se, fosse, se avessi capito il pomeriggio. Uh, che c'era la possibilità che, di che arrivare che, la di guida, che guida, avrei guidato in quel modo e quindi bastava fare determinate cose e non farsi prendere dalla foga come invece avevo guidato la mattina di traversi spazzoloni perché pensavo di andare più forte forse sarei riuscito ad avvicinarmi di più e quindi essere stato più, più preciso, preciso con me stesso però insomma si può, ogni gara ha la sua storia. Assolutamente, no? Assolutamente. si può sempre migliorare, devo farti i complimenti per, ovviamente l'abbiamo detto prima, autoironia sicuramente, <ride> ma anche per l'autocritica, perché spesso volentieri dicono no, la gara era la macchina, eh, la pista, ha piovuto. Lui invece ogni volta che è successo qualcosa... Ogni ho volta, io, fatto ho io, ho fatto io, colpa mia. Cioè, è, questo, è una virtù, lo posso lo <ride> dei, dico, campioni. dei campioni. di, di chi, chi fa la strada. Non vogliamo Grazie. portare sfiga, se vuoi toccarti <ride> puoi farlo, tanto stanno guardando <ride> me. Grazie <ride> di cuore per essere stato... <ride> con grazie. noi, in bocca al lupo grazie, e, grazie. E, e chissà mai che nel corso della stagione tornerai a trovarci esatto, magari raccontandoci volentieri. appunto come è, com è andato il 2023 grazie sì. mille grazie, grazie a, a voi. te buona serata grazie ancora appuntamento come sempre alla prossima settimana grazie ancora per averci seguito